Che bello che è. Sai cosa sembra? Mi hai visto cagare un neonato? Che ha i vermi? L'hai mai visto cagare un neonato con i vermi tu? Bentornati ragazzi a quello che è l'angolo culinario di Quedo sul Serra. Beh, culinario neanche tanto, gastronomico. No, culinario nel senso che tutte le volte andiamo col culo A per culo in aria, l'aria esatto. perché si fa rosso e non lo puoi tenere sulla sedia. E Volete altri dettagli? bentornati a quella che è la rubrica più allegra e seguita dalle ragazze. Sembra allucinante, ma le ragazze non seguono quasi mai i nostri video sul gaming, a meno che non siano ragazze gamer, Che sono sostanzialmente. 4 su 1,5 milioni, lo ricordiamo. Lo sappiamo, sono preziose, quindi se trovate una ragazza gamer dovete ucciderla e imbalsamarla perché è rarissima, Giusto, un giusto? sacco di soldi ci Ad fate. ogni modo, questa è una rubrica amata dalle ragazze anche perché si preoccupano per la nostra salute. È la sindrome della croce rossina e sanno benissimo che noi ci stiamo comprando un diabete molto molto grave. Ed è per questo che ci mandano i cuoricini al cioccolato. Per farci venire un infarto molto prima del previsto. Ci E dicono che oggi intanto. uno dei due si è preparato. In genere sono io che mi dimentico che dobbiamo fare queste cazzate e la mattina faccio colazione e arrivo qui già pieno. Stavolta è successo il contrario e quindi uno dei due deve sempre soffrire come una bestia. Vuol dire che io ho fatto colazione ed è stata una colazione molto pesante. E quindi tutta la playlist del cibo la trovate qui sotto, vi potete iscrivere perché ogni lunedì ci sarà un appuntamento con il cibo e noi ringraziamo Christian e Cristina che ci Quindi. ma effettivamente arriva dal Friuli Venezia Giulia. Scusate, ma la mattina ho la bocca impastata. Ma essendo meno di 100 km dalla Slovenia, siamo andati nella città di Nova Gorica. In un centro commerciale Cullandia ci andiamo ogni tanto, quindi sapevamo che là potevamo trovare delle cose particolari, scritte in grande particolari, quindi veramente potrebbero essere solo cose brutte È fondamentalmente. roba porno? Cosa c'è nel pacco? Neanche noi lo sappiamo bene. E io direi che ci fermiamo qui con la lettera. Grazie Christian e Cristina. Poi la leggiamo tutta, ma per il momento la cosa importante è che non sanno che cosa ci hanno comprato. Iniziamo con le cose più sane. Tu pensi che quelle siano. Ma non hai neanche aperto questi altri? Come fai a Adesso dire prendiamo un cuore di panna. che. Sai che mi sa che. Porco di. Eh? Allora, prima di tutto un odore Ma è alcolico da morire, che. E poi si cioè. sono incollati perché probabilmente hanno sofferto un Il sacco il caldo. caldo. Quindi potrebbero anche essere cagottanti. Allora, sanno tantissimo di rum, ma proprio Ma tanto. proprio Infatti a è morire sanno di rum rum. truffle. Tartufo? Che c'è del tartufo? Tieni. Intanto apro un po' di pacchetti difficili. Assaggiamo. Allora, il wafer. Non è rum. Però apprezzo. È buono, ma dopo una di queste muori. Dammi un'altra, voglio imbriacarmi stamattina. A Scusa. stomaco. Diverso. No, ma non ti fa niente questo. Certo. Soprattutto a te che non bevi. Ma leggiamo quante calorie ci sono. Per 100 grammi, attenzione, ci attestiamo sui 534 kcal. Quindi ho già fatto dei danni io. Una mazzata fortissima, però sono veramente Buono. buoni. Noi lo richiudiamo e questi faranno una fine speciale. Allora, intanto ho aperto una lattina Tu e tu e proprio. questa qui, la Zala. Facciamola vedere. Allora, la lattina Zala. Zala. Di che cosa saprà la Zala secondo te? Ah, vedo dei. Malina ze me. Ci sono dei lamponi là. Infatti sa tantissimo di lamponi. Ma non è un brutto odore. Sa di Raga, è lamponi. un buon odore. Ma non ci sono i lamponi perché è molto chiara. No, semplicemente non ci sono i coloranti. È esattamente, non ci sono lampioni. I lampioni. Il colorito è un colorito senza colorito. Giusto. Sì, Ma la no. smetti di aprire di Eh no, cose? sto Che cosa tu velocizzando. apri? Allora, Una quanta ne hai messo? Vabbè. salute. Che avevo una buona sensazione, ma no. Porca È troia. acqua frizzante aromatizzata al lampone. Allora, è una medicina per il raffreddore, sicuramente. Allora. Fa un po' cagare. Porco due. È acqua frizzante. Allora, prendete l'acqua frizzante della macchinetta. Quella un po' salata.
No, quella delle macchinette del... Quando andate a prendere la Coca-Cola, dalla macchinetta della Coca-Cola esce l'acqua frizzante, fortissima. E voi prendete quell'acqua e ci spruzzate un po' di lampone. Salsa, proprio... Che sapete che il lampone si spruzza senza troppi problemi? E basta, e poi ci mettete un po' di zucchero. Ma non è zuccherata quanto una gassosa. No, ragazzi, è molto blanda. È blanda e fa abbastanza cacare. È salatina quasi, quindi proprio l'odio che si sviluppa. Record chilocalorie in teoria, lo ci hanno scritto. Record chilocalorie? Giotto. Ciotto. No, giotto. Giotto. Record in chilocalorie, quello è ciotto, non è giotto. Allora, mo, hanno fatto una missione. La smetti che poi si sente solo te che tagli dentro la... Il video alcolico. Che? No, è peperoncino. Wow, pure nagar! No, questo non lo possiamo usare la mattina, ragazzi. No. Ma noi ci caghiamo sotto. Però questa è bellissima la confezione. Guardate quanto è bella la confezione. Sì, ho capito, ma ci caghiamo sotto due volte. No, ma non lo voglio assolutamente assaggiare adesso. Cioè, non avrebbe. E quando lo assaggiamo? Non lo assaggiamo, lo teniamo chiuso e poi ce lo facciamo sull'arrosto. Allora, vediamo questo record di chilocalorie. Scusatemi. Cazzo. No, io direi di assaggiare e poi controllare. Eh no, l'hai visto? Vaffanculo. Spara. 600. 50. 630. 620. 632. Ah, 32. Ogni 100. Ragazzi, noi ricordiamo una delle cose più caloriche. Ma la Slovenia, la Slovacchia, Slovenia, quelle che c'hanno... L'olio d'oliva comunque resta la cosa più calorica dell'universo. Attenzione, perché sono pallotte che sembrano essere... Tranquillamente, cioè, uno se lo mette in bocca cosa senza sapere. Però queste, ogni 100 grammi, sono 632 kcal. Vabbè, però una di queste sono 10 grammi. Quindi sono 60. Noi ricordiamo che 700 grammi è l'olio, 700 kcal. No, 800 mi sa. Dalle 700 alle 800 è l'olio liquido. Oh, sapete qual è la cosa affascinante? Che è una cosa molto calorica dall'aspetto, molto saporita. Invece questa no. Non sa di un cazzo. No, prendete Raffaello, depotenziatelo. Toglietegli molto del sapore. E il cocco. È blando. Il che ti spinge a mangiarne tanti per fare volume. E sei morto di infarto subito. Però è della Ferrero questa qua. Il giotto della Ferrero. Ma io perché non l'ho mai assaggiato questo? Vedi, giotto. Quindi guarda, proviamo perché secondo me non è assaggiato bene il sapore. Respira. No. Però è strano. Allora, non è che è scaduto. Allora, te ne mangeresti un'infinità. Perché è delicatissimo il sapore. Non è scaduto, ma ci siamo quasi. Non è per nulla nauseante. Stranamente non è il burro che ti aspetti. Ci sarà. È molto delicato. Cioè la crema alla nocciola è veramente delicata. Veramente, prendete il Raffaello, toglietegli il cocco e depotenziate il sapore. E blandizzate il sapore. Però, grazie ragazzi, direi che questo video può anche chiamarsi il record calorico. Perché ci sono dei vermi? Non lo so, ci sono delle fibre all'interno ed è qualcosa di veramente rivoltante. Magari lo mangiamo più tardi, che ne pensi? No, voglio almeno sentire... Ma scusa, i super heroes... Mi serve un coltello. Resella bollo, cioè questo è rivendibile. Tieni, dammi 5 euro. Ma tu perché hai fatto sta cosa? Non volevo essere sicuro che non ci fossero cose disgustose, adesso sono sicuro che non è così. L'assaggiamo dopo. Insomma, ti piacciono i superheroes tutti incazzati, guarda me. Ah, oh, cioè, Superman, Batman, Flash, ma e poi dietro c'è anche il disgraziato che non si incula nessuno, Lanterna Verde, ma davanti è stato assolutamente estromesso. No, però mi inquieta la scritta resellable. Ma forse fanno parte di un mega paccone. È rivendibile, insomma. Perché è una cosa difettata, non c'è Lanterna Verde davanti. No, ma sono tipo biscottini al latte. Però... è uscito Flash. A me Lanterna Verde, guarda qua, credo sia Lanterna Verde. Assaggiamoli. Oh, biscotti al gusto galatina. Salati. Sono un misto tra gli Oro Saiba e le galatine. Non sono male, ma sì, molto più salati però.
Batman. Buono però. Non è male. Cioè questi qua nel latte spaccano il culo. Perché sono molto secchi, cioè sono proprio biscotti secchi. Però... sì, sono tipo Plasmon, dai. Meno saporiti dei Plasmon, che i Plasmon sono imbattibili. Nel Plasmon c'è cresciuta tutta la generazione 80-90. Io no. Io ho iniziato a mangiarli quando ho avuto il mio stipendio e me li sono potuti comprare. Plasmon costano veramente costano troppo. Tantissimo. Facciamo product placement alla Plasmon. Mandateci Plasmon. No, questi ce li mandano. No, fermi. No, fatevi ne ho detto. Allora, ragazzi, noi adoriamo i Plasmon. Sapete, se è una cosa che vorrei riprovare, forse tu avendoci più bambine intorno hai già provato le pappine, che se gli omogenizzati. Detta così sembro un pedofilo che va dietro le bambine, ma non è assolutamente così. No, nel senso che ha dei parenti che hanno le bambine piccole e quindi lui ha contatto, mentre io la cosa più piccola con cui ho contatto è quello stronzo di cane. Che tanto piccolo poi non è. Intanto ci sono queste, grazie per mandarmi le cose con le proteine, come sapete. Ho bisogno di proteine. Queste sono buone, queste ci posso fare pure merenda più tardi. Io vi ricordo che anch'io ho bisogno di proteine, ma a me possibilmente potete mandarmele in questo formato qui, possibilmente con l'osso. Va bene? Ma è bella bella sta cosa qua. Molto bella, un bolletta, tra l'altro 10-10 c'è scritto dietro, è la votazione. Guardate! No, 10-10 è la piccantezza. Guardate, c'è una cosa sponsorizzata anche qui da Chiara Ferragni. Vestita da tirolese in questo caso. Ed è un Govedi Narazak. Io lo sai perché lo sto facendo, no? Allora, no, aspetta, ma questa no, aspetta. Togliete il titolo di prima, non ce ne frega un cazzo che sia la più calorica. Buono. Ma le patatine al kebab entrano. Ma ci ridà abbastanza. È kebab. Però senti, questo non è male. Questo è buono. Cioè, come al solito. Ma questo è buono. È kebab. Le patatine al kebab. Vai, assaggiamo. Sono veramente curioso come un procione. Tieni. No, queste. Non so, attirerete. Allora, io non so che titolo metteremo. Potrebbe essere record calorico e patatine al kebab. Perché? Hai già assaggiato mentre io sto parlando. Le odio. Che cazzo è? È morto il kebab. Le odio. È morto. Allora. Sì. Sì. Ma cioè, no. No, si sente lo yogurt però. Sicuramente. Si sente anche le spezie. Diciamo che c'è tutto. Cioè il range di sapori del kebab c'è tutto. Manca il kebab. Però sapete cosa? La cosa buona del kebab è il succo della carne del kebab abbrustolita fuori. No, tutto questo non c'è. Ma la prima volta mi stupite sempre, perché le patatine al kebab, non sapevo nemmeno l'esistenza delle patatine al kebab. Ed ecco perché non lo sapevi, perché queste nei nostri supermercati non arriveranno mai, perché sono rivoltanti, sono solo di aglio. E di yogurt. E cipolla. E cipolla. No, c'era pure l'aglio sicuramente. 517 calorie ogni 100 grammi, quindi comunque tanta roba. Comunque una bella botta. Però posso dire che... sono curiose, cioè una volta se le trovate prendetele, anche perché non vi rendete conto, è strano, perché... Non mi piacciono però. No, non te ne puoi mangiare troppe, secondo me sbruffi l'animo. Sì, no, fanno abbastanza cagare. E non ci puoi mettere niente sopra, perché annulla qualsiasi sapore sta roba qua. Cioè, metterci qualcosa sopra sarebbe come speziare o condire qualcosa di già estremamente speziato e condito, non avrebbe alcun senso. Però non. Cioè l'odore sembrava, ma anche il sapore, solo che poi dici no. L'odore era molto kebab, però si sentiva già una magagnetta di base. Allora, qui abbiamo queste cazzo da cose qua, la Ferragni dobbiamo assaggiare. Allora, questa è la Ferragni. Che parte del corpo è? Non lo sappiamo. Però. Mi fa parlare. Sto avendo il picco glicemico. Sì. Io potrei essere anche molto disturbato. Non disturbato, è la parola giusta. No, molesto no, ma disturbato sì. Vai. Che parte della Ferrari? Ma... dall'odore direi che si tratta del maiale della Ferragni. Avevo un maiale da piccola, lei. Vai. È magro.
Non so se sia, forse non... maiale. Ma sai che cosa? Che dopo aver assaggiato il kebab, e questo secondo me è molto più delicato. Però non è male. Cioè, nel senso, non è male. Non è cazzo. È strano a dire, perché vedete, è molto secco, non, manca proprio il grasso. Credo che a livello di calorie sia basso, infatti 100 grammi 206 calorie. Notevole, una bella carne. Te la puoi mangiare, infatti di grassi su 100 grammi ce ne sono 5-6, cioè un cazzo. Quindi queste sono tutte proteine, buona a mangiare proteine. Oh, buono sì, molto buono. Cioè ti rendi conto che questa qua che è carne fa molto meno male di quelle palline della... Questo è un ottimo cibo da... D'allenamento. Cioè nel senso, ti porti sta scatoletta qui, non occupa spazio, la puoi portare pure in viaggio questa qua, invece di portarti quelle barrette che stanno. Ma vaffanculo, è molto meglio pure della Simmental. Sì. La Simmental, cioè la gelatina, a me mi fa cacare. Ora, argeta piccante. Pastetta, queste ma che cazzo è? È un patè. C'è scritto pure duplo. Non sto scherzando, c'è scritto duplo. Ma penso che non sappia di duplo. Non credo. Abbiamo qualcosa su cui spalmare? Sì, la vita. Allora, abbiamo delle Chipsy Max alla coscia di pollo. Ah, oh, e basta con queste cosce di pollo. Però sono le Chipsy, queste abbiamo. Ma queste sono buone. Ah sì, le conosciamo. Queste sono molto buone. Sono le dal rumeno, questo, sono uguali a quelle del rumeno. No, ecco quelle. Le Chipsy, sono queste, le Eclipsy. Ecco qua. Vado a combinare. Le abbiamo assaggiate la scorsa volta, le Eclipsy. Non ti ricordi niente. Insieme sono buone. Questa da sola è inquietante. Ma è buona. I really like it. È piccante ma non troppo, eh. Si sente il peperone, è buono. È proprio buono sto spalmabile. 312 kcal per 100. Di cui però grassi rispetto a quello di prima 29. Porca troia, quella è 6? 6 grammi, 5-6. Buono però. Minchia. Non te l'aspetti. Cioè, è veramente buono. Redez già si stava lamentando. Quel solito spalma. E invece è una raffinatezza. Non se lo trovate, compratelo. Buono. Porca troia. Cosa? Che ci sta dentro? Non lo so, ma è buonissimo. Devo assaggiarla normale. Fa paura. Te faccio anch'io questo test. E non si capisce. Allora, è piccante, quindi il piccante già uccide. Poi ci abbiamo messo il pollo, quindi non si capisce un cazzo fondamentalmente. Ma anche mangiandolo assoluto non riesco a... Però è buono. Buono. Chicken paté. Paté di pollo? Sì, vabbè, fino a là. Ecco perché sta così bene sulle cosce di pollo. Che è un paté di pollo. Ragazzi, prendete queste qua, chicken paté, avete fatto la serata. Buono. Proprio cagare sotto, però. Oh, il cioccolato da Santo Domingo. Questo lo mangiamo alla fine, no? Perché dopo questo. Allora, queste. Ma che è non mangiare? C'è una cosa scritta non mangiare. Vabbè, sarà un. È una mattonella. Apriamo in questa, dai. Facciamo un break, piccolo break pubblicitario. Vi ricordiamo che potete iscrivervi al canale di Quedu sul server. Potete venire ogni lunedì. Che cazzo è? Dicevo. QDSS è una targhina. Un saluto da Christian e Cristina, scritta a mano. Inciso su una lastra di? Di metallo, credo. Forse hanno tipo un laboratorio dove possono fare incisioni. Probabilmente c'era scritto sotto la lettera e noi l'abbiamo snobbata. Comunque vabbè. Grazie, perché lo terremo in studio. Come tutte le cose belle che teniamo in studio. Questo è il classico fermacarte, perché... Ferma che si rovina il tavolo. No, è di piatto. Comunque questo qui ferma le carte, ottimo. Allora, andiamo avanti con lo snack mega... Hot. 485 kcal, quindi noi siamo basse, scadute 4 giorni fa. Vabbè, la solita cosa al burro di noccioline, ma piccante come la merda, sicuramente. Dove sei? Non è male. Ma esatto, stavo pensando la stessa cosa. Ormai. Mm.
È tutto più buono col patè di pollo. Ma io, no, questo è uno dei patè più buoni che io abbia mai assaggiato. Ne ho assaggiati, Fantastico. Ci sta a rimanere sottissimo. Poi? Aspetta, lo so, io voglio tergiversare, lo sai, no? Mamma mia, questo si dà ficca in bocca. No. Dobbiamo spezzare con qualcosa. Forse questa. La Zero Bar. Allora, queste le uso, quindi le conosco. Questo però non ho ben presente. Anch'io le conosco, purtroppo. Ne ho assaggiate alcune in viaggio. Però ti hanno dato le forze per affrontare. Oh, porca di... Ma no, perché io ne ho mangiato due molecole e mi sono subito... Allora, vedete, sono barrette. Ah, no, aspetta, però queste qua a forma di dado Knorr non me le avevi mai fatte mangiare. Io mangio quelle là con dentro il mangime per gli uccelli. Così, che brutta... Che brutta cosa, descrizione di me che sta facendo. Non di te, della merda che mangi quando viaggiamo. C'è dell'arancio. Vai. Ma no. No, posso dire che non è tanto buono questo. La puttana. È amaro. Madonna, quando pezzi amare. La consistenza è orribile. Madonna. Veramente brutto. È una delle barrette peggiori che abbiamo mai assaggiato. Questo. Ah, forse perché è scaduto a luglio. Ah, quindi ci cacchiamo sotto oggi pomeriggio. Probabilmente. Ecco perché non era molto buona, perché era scaduta a luglio e noi siamo a ottobre. Comunque, va bene. Ci ho messo sopra una cosa. Questo per farvi capire che noi mangiamo tutto, anche le cose scadute a luglio e siamo a ottobre. Ti giuro, ci ho messo su una coscia di pollo, non se ne va. Lo schifo di sapore non se ne va. Possono non credere che siamo a ottobre, mercoledì 17. Comunque. Lo vedranno a gennaio. Sì. Probabilmente. Il cioccolato toglie tutti i sapori, giusto? Tiè. Sapete che il cioccolato fondente è il più calorico in assoluto? È vegano il cioccolato, non dovesse saperlo. Vendi cioccolato, ma quanto? Non credo sia il 20% di latte, non si capisce un cazzo. Il 20% sono le probabilità che ti strozzi. Il 72% credo sia, sì. Non è male come cioccolato, In particolare per il sapore. Sì. Non è normale, è un po' anomalo. Forse perché è scaduto da... No, adesso. C'è qualcosa di strano dentro. C'è qualcosa di aromatico. Quasi di sandalo. Inteso proprio come la calzatura. Che non c'è scritto, cioè non si capisce una sega. Perché è tutto quanto slovacco, credo. No, sloveno. No, sì. No. Comunque è strano, non riesco a capire. Sembra sandalo, veramente. Cioè, può sembrare strano, ma... Abbiamo beccato il cioccolato. Guarda come si inventa nuovi cibi piuttosto che mangiare. Ma perché la tua faccia che non mi è piaciuta prima, io ho paura della tua poltiglia faccia. Poltiglia schifo. Guarda che poltiglia di merda che è. Questa qua secondo me farà veramente sbruffa. A me sembra un altro barattolo con tenazzo, quanto cazzo soffro. I nostri amici ci vogliono proprio male, hanno preso roba piccantissima. Ma che è sta merda? Il peperoncino, se la jalapeño sicuramente. No, senti, non... Feferoni. Non sto scrivendo, sto scherzando, sono i feferoni. Feferoni. Eh no, i feferoni mi hanno assaggiati. Però non hanno fatto il clip. Oh. Fammi sentire. Beh no, l'odore... Allora... Però no, se non ha fatto click... Non ha fatto click e inoltre è... Cioè, della ruggine. No. Cioè, io li vorrei assaggiare... Però è ossidata. Si è ossidata sicuramente. Sì, ma anche perché non è normale che ci siano queste macchie qua. Però li vorrei assaggiare. Sì, il botulino deve avere un ottimo sapore. Beh, dai, sono sotto aceto, cosa può... No. Che cosa potrà andare male? Ragazzi, io passo. No, ci ammaliamo. Io devo stare in forza. I feferoni. Guarda, già che l'hanno chiamati feferoni, è un segno di colpevolezza piuttosto evidente. Mostra il feferone. Guarda male.
è brutto. È brutto. Descrivi. Madonna. Di che sa? È forte. Piccante nel senso. È molto piccante. E mi sto controllando. Ok. Però. Molto amaro. Indice di qualcosa che è andato storto nella conservazione. Il feferone non dovrebbe essere amaro. E adesso mi ha tipo anestesizzato tutta la bocca. Quindi sei ufficialmente ammalato. Diciamo che non è stata una buona idea. Ma è un'ottima idea mangiare Bio Rack Barber. Ah, rabarbaro. Il rabarbaro. Ma di che cazzo è? È un misto tra un dio egiziano e un saccheggiatore. Il re barbaro. Cristoforo Colombo. Scusa, porto avanti la GoPro che oggi è stata un po'. Che bello che è. Sai cosa sembra? Mi hai visto cagare un neonato? Che ha i vermi? L'hai mai visto cagare un neonato coi vermi tu? Vabbè. Sì, dai signore, grazie alla barba. Vai, 3, 2, 1. Ah, è orribile ragazzi, acido e non me l'aspettavo in bocca così, la consistenza che è qualcosa di orrendo, secondo me non va mangiato così, no, non credo vada mangiato secondo così. Me questo va messo tipo sulla maiolica, possibilmente del cesso, e poi si scarica. No, è orribile. Il rabarbaro in barattolo è una delle. Ah. Merda, che schifo. Merda, che schifo. Sono provato. Sono provato come una canzone di Vasco in una sala prove di 16 anni. Ragazzi, ve lo vorrei descrivere. No, è impossibile. Non so a cosa paragonarlo. No. La consistenza la puoi spiegare. La consistenza è il vomito. Bravo. La consistenza del vomito è anche un po' il sapore. Il vomitino è quello con qualcosa di aloe dentro, perché cioè, ci sono i pezzi un po' più tostarelli, sì. Capito? Ci sono dentro ste fibrette, ste schifezze che sembrano. Ma poi vermi. Sembra che ci sia della vaniglia, non lo so. Ma no, ma quale perché vaniglia? È dolce, è dolce. Sì, ma fa cacca. Ragazzi, è orribile, veramente orribile, indistinguibile come sapore. Bio Rabarber Combot. No, dove c'è scritto bio? Meat Bio Vanille Verfeirfnefer. Meat significa con. Bio vaniglia. Meat vuol dire così in tedesco. Meat in tedesco dovrebbe essere con. Vaniglia. Sì. Allora noi non dico puttanate. Cioè lo 0,07 di vaniglia. Cioè un cazzo, no. Però. Però queste te le puoi inghiommare quando ne vuoi, perché sono ogni 100 grammi 56 calorie. E se pensi che poi vomiti pure, sai quanto perdi? Ragazzi, è qualcosa di inquietante. Con i grassi minori allo 0,5%. Allora questo potete mangiarne quanto volete, cari miei amici che fanno palestra lì fuori, se ci riuscite. Manca questo. Io credo che la forma fisica non valga tutta questa sofferenza, onestamente. Allora questo qui dobbiamo mangiarlo insieme a qualche cosa di potente. Appena ci mandano un crostino, una cosa. Ma questa che è? No, cioè, l'ultima cosa. Ah, si spara in bocca. Una polverina. La classica. Ok, avete sentito l'effetto? Potremmo fare un video di 5 minuti dove ci inghiommiamo sta roba. Senza parlare, ASMR bro. Quando l'ASMR non era ancora in tiro. Va bene ragazzi, io direi che... Allora, oggi grandi emozioni. Grandi emozioni perché sta carne qui è buonissima. Abbiamo provato la roba praticamente più calorica. Sì. Le patatine al kebab che comunque sono... Una delusione più che netta. Però vince questo su tutto. Sì, per me questi due sono i vincitori. Ed è strano che noi diciamo di questa roba. Perché non c'è fegato. Non c'è fegato, non c'è grasso. Ed è strano che noi riusciamo a dire questo. Che due spalmabili alla fine, o comunque due prodotti in scatola,
oceani migliori, ma assolutamente, ragazzi, non stiamo scherzando, non è che sono le cose migliori in mezzo a un mare di cose brutte e allora sono proprio buoni. E io mi ci farei male con questa qua. Sono contento che non ho un supermercato che la venda, però devo andare a vedere al Lidl. Ci vediamo al prossimo come c'è? Cibo Play? Food Play. Food Play e donne. È arrivato l'arrotino, quindi noi non facciamo solo videogiochi. Videogiochi. Cioè, andate a vedere pure i videogiochi in culo, eh? Perché ce ne sono molti di belli. Dai. Tipo Kingdom Come Deliverance regala tante soddisfazioni. A Bird Story. No? Tante cose. Alla prossima. Ah, no. Mamma, ragazzi, è buono questo. Fantastico, veramente fantastico.